Si dice che a Milano ormai di milanesi non ce ne sono più, sì, soprattutto anche perché si è riempita considerevolmente di stranieri, extracomunitari o altro, tutti coloro che provengono dai paesi dell'est Europa, ma oltre a tutti questi stranieri già presenti in Italia, come dimostrano i tantissimi negozi delle varie nazionalità mondiali, si prevede, secondo le statistiche, che nei prossimi anni ci sarà 1 miliardo di persone che a causa del clima diventeranno degli immigrati, e per cui si può immaginare quanti ne arriveranno a Milano, ovviamente, soprattutto in Europa, considerato quello che è successo negli ultimi anni. E allora si potrà dire che anche in Italia di italiani non ce ne saranno più. Sì, considerando il fatto che anche tutti i figli dei meridionali o di altre città italiane che sono immigrati a Milano e per cui sono nati a Milano non sono considerati assolutamente dei milanesi, e così vale anche ovviamente per tutti gli stranieri, figli di stranieri che nasceranno in Italia. Ecco, questa è la notizia pubblicata il 6 novembre, in cui evidenzia 1 miliardo di rifugiati climatici entro il 2050. Entro. Il riscaldamento globale minaccia l'umanità. E qua dice il motivo: la siccità, la scarsità di cibo, gli eventi meteorologici sempre più drammatici e altri effetti del riscaldamento globale produrranno 1 miliardo di rifugiati climatici entro 30 anni. Il rischio è una catastrofe umanitaria di portata senza precedenti. E qua l'articolo continua dicendo: gli effetti del riscaldamento globale produrranno 1 miliardo di rifugiati climatici entro 2050 a causa di venti, e questo è quello che abbiamo appunto appena letto più avanti. Solo che più sotto parla di i picchi di mortalità diverranno elevatissimi, soprattutto nelle fasce più povere della popolazione mondiale, che saranno costrette a migrare in massa per evitare di essere travolte dagli eventi. Il drammatico scenario tratteggiato dagli esperti è uno dei temi centrali del G7, Salute in Corso, di svolgimento a Milano, dove si sta dando risalto anche alle azioni da perseguire per evitare che un tale disastro possa sconvolgere l'umanità. Su tutte vi è la riduzione delle emissioni inquinanti, ma sono contemplate anche misure di intervento diretto nei paesi più coinvolti, senza dimenticare la tutela legale dei cosiddetti rifugiati climatici. Ecco, questo è in più, come dicevo prima, per cui si può immaginare cosa potrà succedere nella vecchia Europa e in Italia. Come dire, l'Italia ci sarà sempre, saranno gli italiani a essere come i milanesi, che non ci saranno più. E ovviamente questo vale anche per l'Europa, dato che si parla di 1 miliardo di emigrati climatici. Sì, possiamo terminare questo breve video dicendo ciò che ho già scritto in altri post: c'era una volta l'Italia, o soprattutto gli italiani. Sì, perché gli italiani sono i valori che hanno dentro, gli ideali, ciò che li distingue da chiunque altro è esattamente quel sangue versato da milioni di italiani nelle varie guerre. Già.
Questo vuol dire essere italiani. E nessun straniero potrà mai considerarsi italiano. O almeno può farlo a parole, perché l'Italia è quella bandiera che hanno nel cuore e soltanto gli italiani possono sapere il valore che ha, il sangue come il rosso versato da tanti soldati che hanno combattuto per questa grande e meravigliosa Italia. C'era una volta l'Italia.